La rassegna stampa è offerta da... Venerdì 8 agosto, buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il messaggero: Alitalia, caos voli dopo l'intesa, oggi la firma di Etihad sull'accordo via Golaninno, Montezemolo verso la presidenza, valanga di certificati medici per bloccare Fiumicino, l'azienda intervenga il garante, riforme, nuovo senato, in arrivo il primo sì, seggio a vita per gli ex capi di Stato. Draghi, Italia troppe incertezze, gli Stati UE cedono sovranità, Padoan taglia le detrazioni, Renzi subito giù la spesa. Terrore islamico, Iraq, 100.000 cristiani in fuga, Obama pronto a bombardare, il Papa basta persecuzioni. La Gazzetta del Mezzogiorno, il governo e la crisi, Renzi non c'è fallimento Italia, servono 16 miliardi dalla spending, a fondo di Draghi, Stati cedono sovranità, Senato ultimi lampi, oggi il primo sì alla riforma stretta sui consiglieri regionali, il premier in TV dopo i dati sulla recessione, Padoan, 6 revisioni della spesa, 0 tagli, alle agevolazioni in borsa ancora giù. Ancora migliaia di bagagli da restituire, è accordo all'Italia Etihad, ma dipendenti in guerra, a Fiumicino rischio ondata, certificati medici. Esenzioni fasulle, rischiano i 27.000, un danno di oltre 3 milioni per la ASL di Lecce, in vista sanzioni relativi interessi per i numerosi utenti. Regione, sanità, entro settembre l'assunzione in Puglia, l'assessore al manager, ora bandi graduatorie e si accende un fato su problemi di sanità service. Disponibili 2.563 posti per una spesa di quasi 152 milioni. Indaga anche la Procura di Lecce, BCC Otranto, tornano gli ispettori di Banca Italia. Ora la Gazzetta di Lecce, sprechi nel mirino dell'autore, di Università e Provincia, Mazzara e Gabelloni respingono le accuse e le scure dell'organismo anticorruzione incaricato dal governo per controllare le gestioni. L'inchiesta, pressioni alla BCC, nuova ispezione. Ticket, esenzioni non dovute, rischiano 27.000 utenti salentini, il danno per l'ASL di Lecce ammonta oltre 3 milioni. I mendaci di crescita del 50% rispetto all'anno scorso. Saldi positivi, imprese rosa, la recessione non spaventa. E ancora Santa Caterina, l'addio a Giuseppe Big della Lampara, schiantatosi con la moto, i funerali. Infine nuovo quotidiano di Puglia, scuole sicure, via ai lavori, 9 milioni e mezzo dal governo, l'elenco dei 24 istituti del Salento. I comuni spingono per far aprire subito i cantieri, boccate d'ossigeno per l'occupazione. Dolore, rabbia e accuse per la strage sulle strade, o i funerali dell'ultima vittima. Droga, appalti e contrabbando, la mappa dei nuovi e vecchi clan, le relazioni semestrali della DIA, il malessere sociale alimenta la criminalità. Portomigiano, il sindaco chiede la rimozione del PM, la lettera del PGV Vignola, confermato il sequestro bis. All'interno del primo piano il dossier sulla criminalità, scura, metamorfosi, patto generazionale tra i boss e i figli, l'allarme della DIA sui nuovi scenari nel Salento, gruppi poco coesi ma in continua competizione. La spending review, Cottarelli, da cancellare 7.000 società pubbliche, in Puglia nel mirino le partecipate che gestiscono Terme e Porticcioli. Al Presidente della Regione, indennità pari, al Sindaco di Bari, sì del Senato, a una norma che riduce i monumenti dei consiglieri. La pagina dedicata a Lecce, imprese, fiocco rosa, per le nascite, più 22%, boom nel secondo trimestre, 162 nuove attività, le donne puntano su turismo e servizi alla persona. Gli eventi e la pietra leccese diventa architettura, oggi doppia installazione in Piazza Quarta e in via Federico d'Aragona. Il piano scuole sicure via ai cantieri, con i 9 milioni di Renzi dal governo, fondi per 15 comuni, l'elenco dei 24 istituti. Gli appalti e i sindaci accelerano, pronti con i bandi, gli amministratori presto le gare, così daremo lavoro. Il parcheggio scempio, moto sparite, auto fuori e il chiostro respira, più controlli, 5 mezzi nel porticato, ma i turisti liberatelo completamente. E infine lo sport, il calcio, l'Erda si gode l'attacco mitraglia, Della Rocca, Miccoli e Moscardelli travolgono i baby sotto gli occhi di Tesoro, bomber in evidenza nella doppia amichevole disputata ieri pomeriggio a Squinzano contro la Beretti. Dopo Claudio sboccia un altro Luperto, Sebastiano ha conquistato Benitez, il giovane difensore del Cesare protagonista nel Napoli. Bene, anche per oggi finisce qua il nostro appuntamento alla rassegna stampa, più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...